tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. 5 gennaio, in Lombardia iniziano ufficialmente i saldi che proseguiranno fino al 5 marzo, un'opportunità per i commercianti ma anche ovviamente per i consumatori. Gli sconti in media saranno del 30% e ogni famiglia potrebbe spendere fino a 300 euro. Fa parte di quelle famiglie che andranno a spendere qualche centinaia di euro di negozio oppure no? Qualcosina sì, sicuramente, sì, qualche centinaia di euro non credo, però qualcosa sicuramente se ne approfitta dei saldi, sempre. Quindi non trova che durante i saldi ci siano invece prodotti di scarsa qualità oppure si faccia fatica a trovare la taglia giusta per esempio? Sicuramente sì, su alcuni prodotti sì, però poi dipende dove si va e che prodotti si acquistano. Hai in mente una tipologia di prodotto da acquistare per i prossimi saldi oppure andrà un po' a caso? Ma sì, abbigliamento sicuramente e scarpe. Quindi vince l'abbigliamento? Vince l'abbigliamento. Fa parte di quelle persone che si metteranno in colonna ore prima e farà sgambetti e darà spintoni per arrivare? Assolutamente no. Con molta calma? Molta calma, sì. Può darsi, non sono troppo sicura. Più o meno come spesa credo che sia azzeccata come media, però non so se farò qualche acquisto così. Tenderà comunque a spendere un po' meno magari? Sì, qualcosa meno. C'è qualche prodotto nello specifico che vuole trovare? No, non sono di quelle che si programma gli acquisti in base ai saldi. Cioè, se ho bisogno di una cosa la compro, se no ecco, non faccio la corsa. Infatti c'è chi si prepara ore e ore prima, magari va a fare lo sgambetto oppure dare spintoni per arrivare prima. Lei non fa parte di quelle persone? No, assolutamente no. Secondo lei i saldi durano troppo o troppo poco? Ma li allungano parecchio però, perché comunque alla fine se i conti partono adesso per un bel po' ce li hai fuori, sì, forse sono un po' troppo un po' prolungato come periodo. Qualcuno dice che si rischia a fine saldi di non trovare proprio niente, proprio i remasugli. Tanto chi ha bisogno va a fare la corsa a spintonare. Sono un po' tanti. Sono un po' tanti. Esatto, non lo so, boh, perché io non sono una che fa tantissimo shopping se non per i regali, quindi non so, boh, però c'è gente che fa tanto shopping, può darsi. Nemmeno durante i saldi, quindi non te ne frega niente? No, beh, no, non me ne frega niente, no. Però, insomma, arrivare a 300 euro, no, magari un paio di maglioni, una cosa così. No. Tu pensi che durante i saldi ci siano prodotti di scarsa qualità oppure no? Riscontri questa cosa oppure no? Ma magari ogni tanto i negozi tirano fuori le collezioni vecchie che sono avanzate. Cioè, ho notato più volte che una maglietta che magari avevo preso 2 anni prima si riproponesse durante i saldi. Comunque mi confermi che non fai parte di quelle persone che oggi darà spintoni e farai sgambetti? No, decisamente no. Se una cosa non serve è inutile comprarla.